per ordine dell'imperatore Caio Giulio Cesare Augusto e del governatore Publio Sulpicio Quirino, tutti i cittadini della provincia di Giudea dovranno recarsi nella loro città di origine per farsi censire. Detti cittadini dovranno dichiarare nome, età, residenza attuale, il numero dei membri della famiglia che abitano sotto lo stesso tetto e il lavoro svolto. Dovranno inoltre fornire una stima esatta del bestiame e delle piante in loro possesso. Una giornata di festa e condivisione, quella ad Oliveto, piccolo borgo della Valdichiana Aretina, dove è tornato per la sua seconda uscita il presepe vivente, oggi con la visita anche del nuovo vescovo Andrea Migliavacca. Anzitutto è un bellissimo borgo, Oliveto, non ero mai stato e è davvero suggestivo tra queste nostre colline toscane, quindi davvero bello. E poi con la rappresentazione del presepio vivente, con le famiglie, i bambini, le varie arti che sono qui rappresentate, crea un ambiente molto evocativo, molto significativo nel parlarci e nel farci vivere il Natale, perché questa notizia del Natale, che è un annuncio, lì dove siamo aiutati a entrarne come parte, a viverlo, e questo luogo ci aiuta, ci rende ancora più vivo, più vero, tocca di più il cuore questo annuncio natalizio, e quindi davvero bello, e complimenti per chi lo ha realizzato, ideato e per chi sta rappresentando qui le varie scene. La manifestazione ha dovuto restringere il percorso che si snoda nelle suggestive strade del paese per via del crollo della facciata della chiesa avvenuto mesi fa e ancora non restaurata. Un evento del quale il nuovo vescovo è stato informato e per il quale la parrocchia si sta impegnando affinché la chiesa torni al suo antico splendore. Il ricavato del presepe infatti servirà a contribuire proprio alla ricostruzione, così come altre iniziative. Abbiamo un percorso alternativo rispetto agli anni passati, perché abbiamo dovuto studiare in base alle esigenze, appunto, e le sicurezze che sono state necessarie dopo il crollo della facciata, però ecco, siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto quest'anno. Un'intera comunità che si mobilita, mestieri ricostruiti, una natività decisamente originale, anzi davvero attenta poi ai tempi moderni e all'integrazione, insomma tanto lavoro dietro però. Sì, un lavoro che richiede tempo, collaborazione da parte di tante persone e affiatamento nel gruppo paese, ma anche, andiamo anche fuori paese perché tanti amici ci seguono con affetto e ci danno una mano. Una comunità, insomma, che ogni anno si ritrova in questa manifestazione che richiama fedeli da tutta la Valdichiana Aretina. Sì, una manifestazione bellissima, ormai da alcuni anni, due date nel periodo di dicembre, il presepe vivente a Oliveto, in uno dei posti più belli del nostro comune, e tante persone che ci mettono cuore per fare questo bellissimo evento.